Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi siamo qui con la dottoressa Rosita Galdi, responsabile della sede Capaccio Pestum della PSB SRL, ente di formazione e agenzia per il lavoro. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Iniziamo subito, come mai avete aperto una sede della PSB proprio a Capaccio Pestum? Allora, io sono di Capaccio Pestum, mi occupo da sempre di consulenza alle aziende, alle imprese, ma anche alle famiglie, anche se in un altro settore, nasco come settore prima contabile, poi assicurativo. Questo mi ha consentito di entrare un po' nelle problematiche, nelle esigenze di questi target e ho capito, ho compreso che oggi con diciamo un'economia che sta cambiando e che si sta evolvendo, si evolvono anche i bisogni, le esigenze. E quindi come si evolvono i bisogni, bisogna evolvere anche la risposta alle esigenze di queste persone. Man mano è maturata l'idea di abbracciare il progetto di PSB, il cui titolare, insomma, poi mi è stato presentato, conosciuto un po' per caso, ma un po' secondo me volutamente, perché poi credo che in alcune cose l'inconscio porti sempre a ottenere i risultati che ognuno spera. Quindi è vero che è stata casuale la conoscenza con l'ingegner Santillo, però è arrivata al momento giusto, nel posto giusto, il famoso treno. Una volta che ci siamo conosciuti, insomma, sono rimasta folgorata dalla professionalità e dal progetto di PSB, per cui me lo sono voluto portare a Capaccio Pestum, che è una realtà che ha bisogno necessariamente di un ente come questo e di risposte che un ente come questo può dare, ripeto, alle famiglie e quelle imprese, per consentire di diciamo di riprendersi anche quella fetta di mercato, di autonomia, di conquista economico, finanziaria, sociale, che purtroppo da anni manca. Infatti possiamo dire che con la nascita di questa nuova sede, possiamo dire che nasce anche un nuovo polo di sviluppo nella, diciamo, in questa zona della Campania. Esatto. Appunto. Quindi qual è il suo pensiero al riguardo? Sì, il progetto è proprio questo, cioè diciamo che mi sento un po' il prototipo, no? L'anno zero, il punto zero, la soluzione zero per dare l'input poi ad altre menti, ad altre persone che vogliano seguire questo percorso, in modo da diffondere la cultura del fare, ma in chiave innovativa, sì. Brava, esatto, in chiave innovativa, perché l'economia si è e le esigenze economiche si sono innovate. È inutile rispondere alle esigenze economiche come si rispondeva 30 anni fa. Le risposte, certo, che voglio dire, i proprietari delle strutture ricettive, delle imprese, delle fabbriche o i nostri nonni davano alle esigenze economiche andavano bene per quel tempo. Oggi invece quelle risposte sono anacronistiche, ma soprattutto sono insufficienti, ed ecco che si sente poi maggiormente il peso, no? Crisi economica, siamo in crisi, cioè ok, siamo in crisi, probabilmente adesso saremo in recessione, però io sono sempre convinta che in un momento di difficoltà economica è proprio lì che si trova l'opportunità, con rispondendo con la stessa, tra virgolette, arma con cui l'economia a volte ci castiga. Certo, e quindi una di queste armi è proprio una risposta innovativa che un ente di formazione può dare, ripeto, con i propri progetti al territorio. Infatti, essendo PSB, sia agenzia per il lavoro che ente di formazione, esatto, un binomio vincente. Sì. Anche perché sono, sì, tanti progetti, sì, che la PSB porta, sì, avanti. Immagino che lei, sì, porterà avanti, soprattutto, sì, diciamo, davanti a giovani, sì, bonus 4.0. Esatto, cioè, potrebbe parlare nel pieno. Sono questi gli aprivia per, ripeto, famiglie e imprese, e le spiego perché. Il bonus 4.0, quindi credito d'imposta per la formazione all'interno del piano Industria 4.0, si sta rivelando veramente una grande opportunità per le imprese che purtroppo però non conoscono. Molte imprese, io
sto a Capaccio Pestum e quindi ho cominciato a diffondere le opportunità che questo progetto dà alle imprese, ma non lo conoscono, nonostante siano imprese di un certo valore, un certo spessore. Ecco perché si ritorna al discorso di prima, le vecchie risposte. Allora, 4.0, credito d'imposta, quindi già questo può essere un suono piacevole per l'imprenditore che è tartassato, quindi sono pieni di imposte, però credito, quindi possono ottenere questo credito d'imposta non solo come vantaggio, quindi pagando le imposte, però compensando con il credito, ma in più formano i propri dipendenti e quindi li avviano verso nuove tecnologie, cioè verso quelle competenze, verso quelle skills che riescono a immettere la stessa impresa sul mercato, cioè, in grado di poter competere con quelli internazionali, certo, o anche con quelli nazionali che però sono un po' più all'avanguardia. Quando pensiamo a Nord Italia, esatto. E questo è uno. Garanzia giovani, un'opportunità, è vero, per l'impresa, sempre in un'ottica di, tra virgolette, risparmio e quindi insomma una pianificazione ottimale delle uscite e quindi poi delle entrate, ma un'opportunità per i giovani che sono alla ricerca costante di lavoro, certo, e riescono a fare anche una sorta di prova, no? Remunerata, dove il costo della remunerazione non grava totalmente per i primi mesi sull'imprenditore e il ragazzo, quindi insomma, perché poi fino ai 29 anni, no? Diciamolo, insomma, questo requisito di garanzia giovani valido per le persone fino a 29 anni e che non stiano seguendo percorso di studi, non abbiano altri tipi di lavoro, eccetera. Insomma, quelle persone che adesso si stanno affacciando nel mondo del lavoro e magari lo fanno anche in maniera timida, hanno paura, il titolare mi paga, non mi paga, loro verranno pagati nella maggior parte dell'importo comunque dalla regione Campania. Certo, sì, grazie ai fondi europei. Grazie ai fondi europei. Dopo i mesi di validità del progetto Garanzia Giovani, l'imprenditore nel frattempo lo ha testato e lì lui può dare il massimo e si può chiudere, diciamo, il rapporto di lavoro in maniera consolidata a vantaggio dell'uno e dell'altro. Quindi possiamo dire sia il bonus 4.0 di Garanzia Giovani, due progetti nei quali tutti vincono alla fine, esatto. Fondamentalmente nessuno win perde, to win. Win to win, assolutamente, questo è il motto. Questo è molto importante se si riesce a comprendere l'importanza di, diciamo, di queste forme di sostegno alle, certo, imprese, perché tante volte io sento sempre una forma di un po' di astio, no? Nei confronti governativi, sì, nei un'incertezza, un'insicurezza, un'incertezza, sì. E poi c'è il luogo comune, non siamo aiutati, siamo abbandonati, non è vero. Le forme di supporto alle imprese, ma anche alle famiglie, ci sono, soltanto che non si riescono ad intercettare, perché l'imprenditore è impegnato 360 gradi sull'azienda. Perché da noi anche il concetto di impresa, di imprenditori, anche quello è anacronistico, cioè l'imprenditore da noi si deve occupare della briciola a terra fino al rapporto con le banche, con il commercialista, con i fornitori, con i clienti, con i dipendenti, si deve occupare del foglio, delle fotocopie, se sono state fatte o no. Quindi già il concetto di imprenditore dovrebbe essere rivisto con una capacità di creare team, di lavorare in squadra, sì, di saper delegare, di creare un organigramma, in modo che l'imprenditore va a reclutare clienti, perché poi l'imprenditore deve vendere per essere, insomma, per fare fatturato, e quindi si deve trovare il lavoro, deve trovare le commesse, poi tutti gli altri hanno i compiti di far andare avanti bene l'impresa. E quindi questo è già, insomma, il concetto di imprenditore che dovrebbe essere in mano. E poi anche dal punto di vista consulenziale siamo in un posto, in un paese dove, ripeto, queste misure non si riescono ancora ad intercettare completamente. Quindi anche in questo ci vorrebbe, diciamo, un più ampio respiro, sempre a livello di competenze. Genete fa oggi per
competenze per competere. Oggi per competere sul mercato economico nazionale, internazionale, bisogna sapere le cose. Quindi o ci evolviamo o ci estinguiamo. Ho parlato un po' per slogan, perché no, ma è giustissimo. Mi piace rendere l'idea. Noi ringraziamo la dottoressa Rosita Daldi, è stata gentilissima. Grazie, grazie a voi. Oggi da noi. E vi salutiamo per la prossima puntata. Buona giornata. Buongiorno.